iscritta a parlare per 10 minuti la senatrice Maiorino. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, sottosegretario, viceministro, il vostro governo di ultradestra si è insediato solo da un paio di settimane e già avete consegnato nelle mani degli italiani, dell'Europa e del mondo intero un biglietto da visita inequivocabile. Le vostre prime azioni, annunciate o già codificate in decreti, qualificano il vero volto di questo governo al di là di ogni ragionevole dubbio. Quali sono state infatti le vostre prime azioni, solo annunciate o già codificate? Cominciamo dall'innalzamento del tetto del contante a 10.000, a 5.000, togliere il limite completamente. Poco importa, perché l'importante è assecondare gli appetiti evasori e allargare le maglie del controllo della corruzione, piaga endemica di questo Paese. D'altra parte, la premessa a questa azione era già stata fatta durante il governo precedente, il governo Draghi, di cui più che opposizione il partito Meloni fece da stampella, chiedendo e ottenendo la cancellazione del cashback. E ancora, altra vostra primissima azione, una norma furbescamente denominata anti-rave e nottetempo infilata in un decreto invece effettivamente urgente, quale quello sull'ergastolo ostativo, norma che in realtà mira a colpire tutte le cittadine, tutti i cittadini che liberamente si radunano per manifestare il proprio pensiero. È ai fatti della sapienza che è diretta questa misura, caro governo Meloni, non certo ai fatti di Modena che sono stati gestiti in maniera ineccepibile dalle nostre forze dell'ordine con le leggi vigenti. È il dissenso che volete silenziare e incriminare arbitrariamente, non i parti musicali non autorizzati. E gli studenti lo hanno capito benissimo e hanno immediatamente chiesto aiuto per arginare questa deriva liberticida e illiberale, e noi non glielo faremo certo mancare. Eppure voi siete quelli che si sono sempre riempiti la bocca del diritto alla libertà di espressione. Evidentemente questo è un diritto fin tanto che la libertà è la vostra. E infatti sul raduno di migliaia di camerati a Predappio, con tanto di canti fascisti e saluti romani e bambini piccolissimi vestiti da balilla, nemmeno una parola. Un silenzio che non è affatto segno di imbarazzo, bensì segno di compiacimento. Ancora, siete al governo da solo un paio di settimane e già il motto di questo esecutivo è dagli all'immigrato. Avete inventato gli sbarchi selettivi, che ricordano tragicamente altre selezioni di esseri umani avvenute nella storia. Un'occhiata per stabilirne la sorte, in uno stato febbrile di hubris davvero preoccupante. E sorprende e addolora che l'ex prefetto Piantedosi si presti a fare da ministro per interposta persona, perché è evidente che sia Matteo Salvini il vero titolare del Viminale, proprio come aveva chiesto, e lo avete accontentato dandogli il ruolo di ministro ombra. Ancora, avete dato il via libera a nuove trivellazioni dei nostri mari per contrastare la crisi energetica, ma niente affatto, neanche per idea, visto che con i nostri giacimenti non arriveremo a coprire che il 2% del fabbisogno annuale nazionale, a partire da quando inizierebbe effettivamente l'estrazione e la distribuzione. E allora perché avete dato il via a questa follia? È evidente, dovete forse sdebitarvi con i gruppi di potere che vi hanno sostenuto? E quale costo pagherà il Paese per questa decisione scellerata che guarda al passato anziché al futuro? Che significa un balzo indietro nel disperato bisogno di transizione verso energie pulite e rinnovabili dell'Italia e del pianeta intero. La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Questo è il comma con cui abbiamo modificato l'articolo 9 della Costituzione non più tardi di un anno fa. Forse ve lo siete dimenticato, è stato votato all'unanimità da quest'Aula. La Repubblica tutela l'ambiente, non i gruppi di potere economico, e lo fa
per i giovani, che però per voi nei vostri discorsi compaiono solo drogati partecipando ai rave e nulla facenti perché percettori del reddito di cittadinanza. E proprio sul reddito di cittadinanza avete innescato una vera e propria gogna mediatica e ora anche istituzionale contro i percettori del reddito, ossia proprio contro quei cittadini e quelle cittadine che maggiormente hanno bisogno invece della vicinanza dello Stato perché fragili. Il signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlava di abolizione del reddito in campagna elettorale, altri parlano di sospensione, altri ancora di abbassamento del rifiuto delle offerte di lavoro da una a due. Tante idee e tutte confuse, perché sapete bene che non c'è alternativa all'implementazione, anzi al rafforzamento del reddito di cittadinanza. Misura cardine della protezione sociale in un momento così difficile per il nostro paese, a meno che non abbiate deciso di rinunciare a una bella tranche dei soldi del PNRR, che tra i suoi obiettivi vede proprio questo. Infatti non è un caso che in Germania non solo hanno cambiato il nome a questa misura, nominandolo, pensate un po', Bürgergeld, che in italiano significa esattamente reddito di cittadinanza, ma hanno anche alzato la cifra destinata ai percettori di questa misura, che è e deve rimanere indissolubilmente collegata alle politiche attive del lavoro, cosa che i vostri presidenti di regione continuano a rifiutarsi di comprendere, così violando una legge dello Stato. Eppure siete voi più strenui sostenitori del rispetto delle leggi. Come al solito le leggi, secondo voi, le devono rispettare solo i piccoli, i fragili, gli ultimi. Per i forti, i ricchi e i potenti siete prodighi di condoni, amnistie e sguardi che si volgono altrove. E veniamo finalmente al tema odierno. Siamo nel pieno di una tempesta. Queste sono le parole del presidente Meloni proprio in Parlamento durante il giuramento per il suo governo. Ma davvero pensate di condurre il paese attraverso una tempesta con qualche pannicello caldo? Perché questo è quello che state facendo. Dall'aggiornamento di questa NADEF emerge con nettezza un quadro di risorse del tutto insufficiente. Si favoleggia di una manovra da 30 miliardi di euro, ma lo stesso Ministero dell'Economia scrive nella relazione che lo scostamento di bilancio reale per l'anno prossimo è dello 0,6% del PIL. In soldoni, poco più di 11 miliardi. L'attraversiamo in piroga questa tempesta? Perché l'inganno consiste in questo: nell'aver annunciato che con l'aggiornamento della NADEF, si mettono sul piatto 30 miliardi contro il caro energia, quando si sa benissimo che questo è falso. Circa 10 di quei 10 miliardi, di quei 30 miliardi, sono il frutto dell'austerità lasciata in eredità dal governo Draghi, ragione per cui la stessa esperienza di quel governo si è prematuramente conclusa. Questi 10 miliardi sarebbero dovuti arrivare a famiglie e imprese già da un pezzo, e invece sono stati tenuti chiusi nel cassetto da Draghi, perché, che per questa via ha lasciato in consegna un rapporto deficit-PIL al 5,1%, più basso del 5,6% precedentemente individuato. In conclusione, questi 10 miliardi, che saranno spesi nel 2022, non sono affatto nuove risorse, ma semplicemente un atto dovuto e tardivo. D'altra canto, l'esiguità di queste risorse a disposizione e la totale assenza di riferimenti agli investimenti si riflette appunto nella NADEF stessa, con una previsione di crescita al 2023 anch'essa dello 0,6%. Anche qui il ministro Giorgetti, oggi in audizione, ha confermato che il Fondo Monetario ha già previsto per l'Italia una recessione. Il governo si sta dunque arrendendo a riconsegnare l'Italia agli anni dell'immobilismo. Mi avvio alla conclusione. Beh, sarebbe meglio la conclusione di questo governo, ma in sostanza voi volete far affrontare all'Italia un'imminente recessione e, nella migliore delle ipotesi, una crescita dello 0, con una micromanovra così esigua da non essere all'altezza delle sfide lanciate dalla cosiddetta policrisi che stiamo vivendo: guerra, caro energia, inflazione, pandemia. Non ce lo possiamo permettere. Se non proteggiamo la crescita e se non preveniamo con investimenti la possibile recessione del 2023, ci ritroveremo comunque con un debito più alto, ma con ferite sociali difficilmente rimarginabili. E questo è esattamente corrispondente a quel biglietto da visita di cui parlavo all'inizio,
che avete consegnato agli italiani, all'Europa, al mondo. Pugno di ferro puntato contro i più deboli, accondiscendenza e complicità verso i forti, una direzione del tutto sbagliata, a nostro avviso, di cui purtroppo farà le spese il Paese. Per questo non possiamo dare il nostro avallo a questo aggiornamento oggi. Grazie. Grazie, senatrice.